fare un approfondimento sui dati, perché i dati che ho io del Ministero dell'Economia sono un po' diversi. La spesa pro capite, la spesa corrente pro capite a Roma è inferiore a 1854 euro per abitante, almeno lo era nel 2012, ed è inferiore a quella di Milano e quella di Venezia. Quindi credo dovremmo fare attenzione quando diamo per scontato che ci sia un'elevata spesa corrente per abitante. Altro è come viene utilizzato, come vengono utilizzate queste risorse, come è spesa, come sono spese queste risorse. Va fatta una spending review, non c'è dubbio. A Roma, rispetto ai benchmark delle principali città italiane e europee, ad esempio, l'informatica costa tra il 500 e il 600% in più, i carburanti costano il 60% in più, la telefonia costa il 60% in più, quindi va fatta una spending review. Ma il termine review in inglese non vuol dire taglio. Il termine inglese per dire taglio è cut. Questa spesa, queste risorse vanno allocate, riallocate, perché ci sono funzioni drammaticamente importanti per una città che, oltre ad avere tutti i problemi che abbiamo ricordato, ne ha uno che viene spesso rimosso, ma che è decisivo anche per la qualità della vita e la creatività e l'attrattività della città, e cioè la disuguaglianza, la povertà. Roma negli ultimi 20 anni ha avuto un incremento di povertà molto superiore alla media italiana. Allora queste risorse che vanno tolte dagli sprechi potrebbero essere riallocate ad esempio sugli asili nido. Ormai le rette degli asili nido sono tali da implicare la riduzione della domanda. Ci sono tante famiglie che non si possono permettere l'asilo nido. Non si possono permettere la mensa scolastica. È sempre più frequente il fenomeno di famiglie che alla quarta settimana del mese non mandano il figlio a scuola perché non hanno soldi per pagargli i buoni pasto per l'ultima settimana. Allora, caro Alfio, mi preoccupa il fatto che dici che tagli il 10%, perché tagliare gli sprechi è un conto. Tagliare la spesa oggi vuol dire contribuire a impoverire il tessuto sociale di Roma. Gli sprechi probabilmente si possono tagliare anche di più del 10%, ma le risorse vanno riallocate. L'amministrazione oggi a Roma deve affrontare innanzitutto una drammatica questione sociale che poi ha ricadute a cascata sulla qualità della vita e sul resto. Va affrontato il punto degli extra costi per Roma. Guardate, Roma è la capitale. Su questo noi siamo subalterni a un discorso nazionale che non ci riconosce come città la qualità della capitale. Dobbiamo fare una battaglia tutti insieme per fare in modo che questo paese abbia un impegno sulla propria capitale. Nessun altro paese in Europa tratta la propria capitale come l'Italia tratta Roma. Le classi dirigenti italiane hanno un atteggiamento coloniale nei confronti di Roma e noi invece dobbiamo rivendicare un ruolo da protagonisti.